cominciamo allora. Sì. Fatti la voce. No, tutti e qua. Via. Poi lui c'è la mano. Sì. Buongiorno ai telespettatori di Positano News. L'Istituto di Cultura Corrado Casso, continuando una serie di commemorazioni di grandi personaggi storici e giusti che sono stati a questo. Oggi abbiamo la commemorazione di Friedrich Nietzsche, grande filosofo, che è stato proprio qui, in questa villa, ospite per ben 6 mesi. E qui, come dice Paolo Diorio, ha avuto un cambiamento di filosofia, ha portato delle grandi novità. Oggi abbiamo anche ospiti due ballerini internazionali di tango che hanno fatto appena 10 giorni fa un bellissimo spettacolo con Alessandro Ape e con i quali sta nascendo un progetto. Lascio a Giselle di dire quale può essere questo progetto. Ciao, siamo contenti di partecipare a questa commemorazione, abbiamo chiesto la richiesta per partecipare e di poter stare in questa commemorazione. Bueno, abbiamo partecipato 10 giorni fa a una manifestazione di tango insieme a Alessandro Averi e a Dan Tango al chiostro di Salerno. E adesso stiamo stiamo con una idea con Luciano di cercare di fare una cosa con la poesia di Torquato Tasso, con la musica di tango, e vediamo di come creare questa idea. Quindi grazie a Luciano e alla cultura di Sorrento per appoggiarci in questo progetto. Poi vorrei ringraziare il comune di Sorrento, ma specialmente nella persona di Silvana Gargiulo, che è la dirigente dell'Istituto di Relazioni Internazionali, per aver sposato questo nostro progetto. E speriamo di portarlo avanti. Come io dico sempre, questo è solo l'inizio. Noi stiamo mettendo un piccolo seme, dal quale speriamo che cresca una quercia, non una piantina, ma proprio una quercia che rimarrà per sempre. Ora andiamo a sederci, così permettiamo a Silvana di parlarci un po' di Friedrich Nietzsche.